A Cremona il cielo è senza barriere. Oggi all'Aeroclub del Migliaro, girandola di emozioni con le esibizioni di piloti esperti e la possibilità di alzarsi in volo che è stata data anche alle persone con disabilità. Un appuntamento inserito nell'ambito della manifestazione Diversamente Uguali, organizzata da Agropolis, che si ripete con successo da diversi anni e che ha trasmesso messaggi importanti. È il quinto anno di Cielo Senza Barriere, che è questa manifestazione che noi organizziamo in collaborazione con Agropolis, la cooperativa che si occupa di persone portatrici di handicap, e anche quest'anno abbiamo tutta questa organizzazione per portare in volo e far provare l'emozione del volo a decine e decine di persone disabili che provano questa emozione e provano anche, diciamo così, un aspetto della vita che non conoscono. E questo di buon auspicio per il loro inserimento nel mondo della vita di tutti i giorni anche. Il significato è quello di promuovere iniziative a favore delle persone con disabilità, ricordare che le persone con disabilità hanno il diritto a condurre una vita normale anche attraverso la pratica sportiva, ma non solo. Ospite d'onore Sabrina Papa, la prima allieva pilota non vedente d'Italia. Gli altri bambini, oltre a sentire il rumore, alzano la testa e li vedono. Io invece sentivo questo rumore, questo rombo, e non lo so poi da quando ho cominciato a sapere come era fatto un aereo, probabilmente con i giocattolini, con i modellini, non lo so. Io sapevo che era un aereo, sapevo che volava in alto, veloce, e volevo andare perché sentivo proprio qualcosa qui dentro, non so, una sorta di vibrazione, qualcosa come se volesse staccarmi da terra e portarmi via. Infatti dico sempre, io volevo essere l'aereo, non il pilota, perché il pilota sta dentro, l'aereo invece è quello che proprio vola. In un aereo in tandem, come quello sul quale volo di solito, il mio istruttore dietro di me e con le sue mani sulle mie spalle mi dà praticamente l'assetto dell'aereo muovendomi le spalle, quindi è un'informazione continua e immediata.